Pace fatta oppure sempre barricate, tesseramento? Ma no, né pace né barricate, non è un problema di pace o di barricate. Io penso semplicemente che se ci sono cose, che elementi che non tornano rispetto al nostro tesseramento, sia necessario, come peraltro prescrive lo statuto, una verifica molto, molto attenta su questo, soprattutto in un clima nel quale c'è, come dire, un diffuso ceto politico che fa finta di non capire che il PD è un partito che ha un confine, un profilo, una strategia ben delineati, e che non per il fatto di essere al governo questo profilo viene annacquato, è possibile pensare di annacquarlo. Ma c'è l'ipotesi, il rischio che qualcuno possa perderlo alla fine proprio per questa, per questo annacquamento, come dicevamo? Ma guardi, io penso di no, penso che è un partito che ha le idee chiare, che sa dove va, che cosa vuole fare, quali sono i suoi valori anche di ispirazione, è un partito nel quale chi si riconosce, chi ci si riconosce storicamente si possa tranquillamente sentire a casa. Insieme, io spero, a nuovi compagni di strada e sempre più nuovi compagni di strada, perché il problema non è chiudere il PD, però è crescere sapendo in che direzione si fa, evitando una confusione che in Sicilia rischia di essere molto più pericolosa che in ogni altra parte d'Italia. Anche se è legittimo cambiare idea. Assolutamente legittimo cambiare idea, non è legittimo pensare che ci possa stare. Che un pezzo di Sicilia ci possa stare con le idee di sempre, ma pensando che invece a cambiare è stato il PD.